Liberi.tv, Riccardo Cristiano, ci troviamo a Cleto, uno secondo me dei borghi più belli della Calabria, ma sono di parte perché ci abito. Il libro La compagnia del lupo, la 40ª porta, è ambientato anche qua. Quindi in occasione della presentazione del libro a Mendicino nella biblioteca Pierpaolo Pasolini, volevo fare un video particolare, ovvero un video che partisse da un luogo che a me è molto caro, quindi Cleto. Quello che vedete alle mie spalle è il castello di Cleto, il castello, non dico principale, perché ne abbiamo due castelli, abbiamo il castello di Cleto e il castello di Saputo. Il castello di Cleto è un castello molto particolare perché è ricordato, soprattutto Cleto, per essere stato un luogo dove il triumvirato, almeno dal punto di vista nobiliare, quando si parlava appunto della regina Cleta, era formata da sole donne. Quindi è già una cosa che di per sé, in un contesto calabrese, è molto ma molto particolare. La storia non ve la racconto, è lunga. Parliamo del libro. Il libro parte dalla Lamezia, ma poi arriva anche a Cleto, dove ci sarà un capitolo dedicato, una vicenda dedicata, ed è molto interessante secondo me, perché la cosa bella di questi posti è cercare di creare la curiosità per spingere le persone a riscoprire dei luoghi. Io con il libro ho voluto fare questo. Il libro è questo qui. Vi faccio vedere la copertina, anche se poi comunque andrà in sovraimpressione, ed è un libro che racconta le vicende non soltanto di un gruppo di amici che decidono di affrontare questo viaggio, questo percorso alla ricerca della 40ª porta, però è allo stesso tempo un modo per conoscere i luoghi calabresi e non solo. E poi un ringraziamento particolare all'amministrazione comunale di Mendicino e all'associazione Maschere e Volto per aver scelto di presentare il mio libro per la prima edizione del Calen di Maggio, inserita nell'ambito del Maggio dei Libri. Un'informazione molto importante qual è? Che venerdì 13 maggio alle ore 18:30 la presentazione del libro a Mendicino nella biblioteca per Paolo Pasolini sarà trasmessa da Liberi TV su Facebook, oltre che a essere registrata in maniera integrale e quindi fruibile successivamente. Quindi chi non avrà la possibilità di seguire dal vivo la presentazione del libro potrà seguirla in diretta, perché come nella presentazione precedente ci sarà la possibilità, ripeto, di vederla sui social. Vi ricordo che il libro è edito da Officine Editoriali da Cleto, una piccola casa editrice che comunque si rivolge proprio al territorio, ma anche a talenti che altrimenti non sarebbero pubblicati. Quindi se volete acquistare il libro andate su www.officineeditorialidacleto.it e scoprite non soltanto La compagnia del lupo, La 40ª porta, ma tutte le altre, diciamo, novità del catalogo editoriale.